Sabato 16 settembre, buongiorno, ancora ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Partiamo con il Corriere della Sera e con la Repubblica, come facciamo tutti i giorni, dunque le notizie nazionali in primo piano. Ecco, andiamo subito sul Corriere della Sera che in apertura ci riporta le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Assemblea di Confindustria. No a paura e dirigismo, dice il capo dello Stato citando Roosevelt. Marina Berlusconi, grandi perplessità sulla tassa sugli extra profitti. Il messaggio ai partiti poi ancora è stato quello del Presidente della Repubblica Mattarella. La fotonotizia arriva dalla Libia, fango e cadaveri in mare tra le macerie di Derna. Voci dalla città distrutta, i soccorritori dicono è stato come un terremoto. E poi andiamo ancora sul taglio alto del Corriere della Sera perché è scontro sui migranti, la Lega attacca e Meloni dice a von der Leyen venga a Lampedusa. E poi un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, una sfida difficilissima, basta miopi calcoli politici. Andiamo adesso sulla prima di Repubblica, dunque ancora con le notizie nazionali. Governo in affanno, il venerdì nero di Meloni, scrive la Repubblica in apertura. Precipita la crisi dei migranti, la Premier, decine di milioni in arrivo, blocco una navale dell'UE e campi di detenzione. Ancora il ministro Salvini chiede un incontro alla leader dei neofascisti tedeschi. La strage di Ustica, ancora si torna a parlarne, vediamo anche la fotonotizia dedicata proprio a questo fatto, prime ammissioni dalla difesa, 7 documenti sono ancora segreti. Andiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, dove ritroviamo ancora le parole del Presidente Mattarella all'Assemblea degli Industriali. SOS, stipendi bassi, Mattarella alle imprese, perciò i giovani cercano lavoro all'estero. Bonomi, presidente Confindustria, dice ma il salario minimo non è la risposta. E poi ancora l'emergenza migranti, Giorgia Meloni per la linea dura e invita von der Leyen a Lampedusa. Taglio centrale della prima pagina di Repubblica, la cronaca dalla Puglia, la procura chiede l'archiviazione, il caso di Santeramo, pianificò la morte, nessuno spinse Michel al suicidio. E infine il taglio basso, si parla di sport, di calcio, il Bari cerca punti a Pisa, mentre l'Italvolley sogna il titolo europeo. Adesso le varie province pugliesi e poi la Basilicata ancora con la Gazzetta. Partiamo dalla Gazzetta di Bari. Taglio alto, si parla di lavoro, vertenza Bari, la crisi dilaga, mentre la UIL dice l'emergenza è ormai fuori controllo. Ancora cresce l'uso di ammortizzatori sociali per cessazione di imprese e non si risolvono le tante vertenze in corso. Ancora la politica, programma, coalizione, candidato, il centro-sinistra cerca la strada. Associazioni e movimenti hanno avviato la convenzione con vista sul percorso dei partiti. E poi ancora si parla di case popolari, due occupazioni abusive, la criminalità è ancora all'assalto, siamo qui nella città di Bari. E infine il caro gasolio e ancora allarme, le marinerie in subbuglio, ecco vedete in fotografia una protesta a Mola di Bari. Andiamo adesso nella provincia dell'Abat, lo facciamo ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno, dove ritroviamo il rapporto semestrale della DIA con un focus appunto sulla provincia Abat, una provincia nella morsa della criminalità organizzata. La mafia punta ad appalti e ambiente.
Il ponte romano di Canosa rischia di crollare, le erbacce danneggiano i piloni e in fotografia appunto vediamo una veduta aerea del ponte sull'Ofanto, del ponte romano sull'Ofanto. Andiamo ora nella provincia di Foggia, ancora con la Gazzetta, anche qui la cronaca, voto e lotta al crimine a braccetto, i candidati dicono non basta reprimere. Pallotta, comandante del nucleo operativo dei carabinieri, Foggia in realtà è meglio di come appare. Ecco, in fotografia vediamo un accoltellamento avvenuto in pieno centro a Foggia durante una lite tra giovanissimi. Sempre più ramificata la mappa della mafia foggiana nel rapporto della DIA, droga e racket, ma anche appalti. Dunque anche qui ritroviamo i risultati del rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. In Salento adesso con la Gazzetta, Salento ancora più isolato, cancellato un volo per Roma, dunque si parla di infrastrutture. Lecce, il presidente della Camera di Commercio dice basta penalizzazioni e poi vediamo in fotografia l'aeroporto di Brindisi, l'aeroporto del Salento. La cronaca, due fasanesi presi col carico di cocaina nel Bergamasco, nell'auto a noleggio trovati 2 kg di droga. Mentre a Gallipoli parla il sindaco, sempre dalla parte dell'onestà, la bufera giudiziaria che ha coinvolto la città, ma Minerva appunto rompe il silenzio. Chiudiamo le province pugliesi con quella di Taranto, anche qui ampio spazio alla cronaca sulla prima pagina, abusi sessuali su una tredicenne, il prete sapeva ma non parlò, la notizia di apertura della Gazzetta di Taranto. E poi ancora la tangenziale sud, entro maggio verrà aperto il secondo lotto dei lavori. Il tratto compreso tra Rione Salinella e Taranto 2. Nelle scorse ore il sopralluogo del sindaco Melucci. Ma c'è stato anche un sopralluogo allo stadio Iacovone, lo ricorderete, è stato insomma lo stadio è stato incendiato per ben due volte, ha preso fuoco per ben due volte. Lunedì il perito del comune dirà come procedere, mentre Battista dalla Lega lancia un appello al sindaco e a Ferrarese, commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo. In Basilicata adesso ancora con la Gazzetta, dove si parla di lavoro in apertura, ancora ombre su Stellantis, sindacati di nuovo in piazza, sul nuovo modello di auto da produrre nessuna certezza, lunedì ci sarà un nuovo sciopero. E poi archivio di Stato a Potenza, spiralli sul cantiere infinito, trattative per la risoluzione bonaria dei contenziosi, mentre Bollywood dopo Hollywood, Matera è un set a cielo aperto. Dal 25 settembre partiranno le riprese del film indiano Viswam. Torniamo in Puglia adesso con il Corriere del Mezzogiorno. Andiamo subito nelle pagine interne del quotidiano, dove ritroviamo la cronaca. Prima la lite, poi 3 coltellate, la diretta sui social. Il 19enne fermato, dice io costretto a Foggia, ferito un 17enne dopo un diverbio. E subito dopo, appunto l'abbiamo detto, gira un video sui suoi canali social. L'economia, fondi UE 7 miliardi entro il 2029, Puglia campione di spesa ma è lite, l'ufficio del Parlamento europeo premia la regione ma il centrodestra attacca e dice non è vero. Continuiamo a sfogliare il Corriere del Mezzogiorno, ecco la politica ancora, le associazioni sfidano i partiti, basta nomi, si pensi alla città e la forgia glissa sulle primarie. Al Teatro Kismet, ieri prima riunione della convenzione per Bari, il leader della giusta causa, non dobbiamo soltanto prendere voti.
Andiamo adesso sulla Repubblica di Bari, dunque ancora le notizie pugliesi. Anche qui ci spostiamo subito nelle pagine interne. Lidi aperti anche in autunno, ora Torre Quetta fa tendenza, dunque siamo nella città di Bari. La spiaggia cittadina proporrà eventi anche per Natale, i balneari pugliesi commentano, è un modello da seguire. E poi inceneritore, il comune rilancia, autorizzazioni vanno revocate, con la regione un nuovo scontro per il progetto nella zona industriale. E poi ancora la politica, alla convenzione per Bari c'è solo il PD, la Forgia dice ora avanti con i progetti, i vertici regionali Dem però disertano l'evento della giusta causa. Torniamo sulle notizie nazionali, ora lo facciamo con il Sole 24 Ore, anche qui in apertura torniamo a parlare di Confindustria. Bonomi, presidente degli industriali, dice Costituzione, stella polare e impresa come spazio di democrazia. Mentre Sergio Mattarella, ecco lo vedete in fotografia in compagnia di Bonomi, dice imprenditori, attori sociali importanti, non cedere alla tentazione di cavalcare le paure. Dunque ampio spazio alla riunione annuale di Confindustria sui giornali di questa mattina. Ecco, vedete, il capo dello Stato parla per la prima volta all'Assemblea nazionale annuale degli industriali e poi ancora Bonomi, l'Italia riconosca l'impegno dei corpi sociali. Ebbene, con queste notizie di taglio economico noi concludiamo la nostra quotidiana rassegna stampa. Grazie per averci seguito.